Adesso entriamo nel vivo della riforma. Il 2016 sarà l'anno che deve vedere l'attuazione anche fisica della riforma. Questo documento è il documento che le aziende hanno ogni anno e che le vincola a fare la programmazione, i bilanci e la programmazione, la pianificazione. Con questo atto noi per il 2016 vincoliamo le aziende all'attuazione della riforma per quanto riguarda l'attivazione sul territorio di una serie di strutture, quali i centri di assistenza primaria, l'aggregazione dei medici di medicina generale, ma non solo, l'attuazione del piano dell'emergenza con l'acquisizione dei mezzi, delle ambulanze che servono e anche del personale che serve per attuare il piano dell'emergenza che, come sappiamo e come ricordiamo, ha ampliato i mezzi di soccorso e li ha diciamo così, distribuiti meglio sul territorio. Con questo documento inoltre diamo le indicazioni vincolanti anche per fare una serie di cose che interessano molto il cittadino, come l'abbattimento dei tempi d'attesa.